Sonni. Prego, consigliere. Grazie Eccellenza. Ma intanto vorrei, in apertura del mio ragionamento, esprimere le più sentite condoglianze da tutto il gruppo della Democrazia Cristiana alle famiglie, alle persone colpite da lutti e dal dolore che hanno dovuto subire in questa vicenda. Non è retorica, è una pandemia che ha colpito le persone principalmente, oltre che al Paese. Rispetto ai ragionamenti svolti dai segretari di Stato Ciavatta e Canti, credo doveroso fare una riflessione. Intanto credo che la situazione del coronavirus abbia fatto capire come il governo nel suo insieme ha dovuto affrontare un'emergenza che è sanitaria sicuramente, del territorio, dei rapporti di vicinato estera, dell'economia, del lavoro, dell'industria, delle famiglie, della giustizia, cioè è stata un'emergenza del Paese. Lo dico perché chiaramente la rilevanza principale è stata nell'affrontare la situazione sanitaria, o perlomeno quella è la situazione che è percepita come l'emergenza principale. Anche qui va veramente un ringraziamento a tutta la struttura sanitaria, a tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi, in queste settimane, per garantire i servizi sanitari. Ma in realtà, come dicevo, è stata una situazione che ha colpito il Paese nella sua interezza. Prima di entrare nelle riflessioni, alcuni spunti di riflessione che il segretario Ciavatta e il segretario Canti per il Governo hanno voluto evidenziare, vorrei, proprio perché i commi sono unificati, sottolineare come questa situazione abbia già determinato anche una emergenza per il Consiglio, no? Abbiamo visto che sostanzialmente le funzioni del Consiglio Grande Generale si sono un po' sospese per effetto della necessaria decretazione d'urgenza fatta dal Governo. Quindi la prima straordinarietà del coronavirus è stato proprio quello di sospendere anche la funzione legislativa, se vogliamo, e quindi di portare il Congresso ad una decretazione d'urgenza. Quindi c'è stato un metodo dell'emergenza anche dal punto di vista istituzionale, una riduzione dell'attività del Consiglio necessaria. Questo è evidente che ha comportato anche una complessità dei lavori della politica, delle istituzioni, dei partiti, dei consiglieri rispetto all'attività legislativa. Sostanzialmente il Congresso ha adottato, per forza di cose, la decretazione d'urgenza. Al riguardo l'emergenza è stata tale che possiamo anche constatare come la stessa segreteria agli interni sia stata estremamente sollecitata e resa complessa l'attività, no? Ci rendiamo anche conto che l'assenza delle relazioni ai decreti non è, insomma, una mia battuta di spirito, è un fatto evidentemente dettato alla limitatezza del tempo, alla limitatezza della possibilità di anche portare avanti le funzioni, se vogliamo, tecniche di supporto legislativo in una modalità completa. Ecco, quindi c'è stata una sollecitazione straordinaria del Paese e di tutto il governo del Paese in ogni sua articolazione. Prima di tutto, quindi, è stata un'emergenza sanitaria. Ho avuto occasione di dire come, a volte nel dibattito politico in questi anni, no? Qualcuno dice: ma a San Marino basterebbe un pronto soccorso, no? Di efficienza, non servirebbe, insomma, una struttura così grande. Ecco, io credo che chi fa questi ragionamenti o ha svolto questi ragionamenti, non lo dico in termini, insomma, banali, però se vogliamo anche questa emergenza ci ha fatto capire, se qualcuno non l'avesse già capito, come la struttura ospedaliera sia essenziale in un paese
piccolo come il nostro, come sia anch'esso un esercizio, se vogliamo, di autonomia e di indipendenza. E anche una struttura ospedaliera in tutte le sue articolazioni è stata veramente fondamentale per reggere l'urto e la complessità e la frequenza di questo tipo di pandemia. È anche emerso, secondo me, la necessità, da questo punto di vista, dal punto di vista sanitario e infrastrutturale, di pensare anche a quelle che le sollecitazioni del coronavirus hanno evidenziato, probabilmente anche dei necessari ammodernamenti della struttura, della concezione, dell'organizzazione della struttura sanitaria. Ecco, è chiaro che qua si rischia di andare fuori tema, no? Ma credo che il tema dell'organizzazione sanitaria, della resistenza a questo tipo specifico di pandemia, a tutto quello che ha comportato in termini clinici, sanitari, farmaceutici, organizzativi del territorio, ma anche della struttura ospedaliera, dell'alta complessità della terapia intensiva e di tutti i reparti che sono dovuti in qualche modo essere a supporto dei punti di resistenza al coronavirus, ci possano anche permettere di pensare ad un'evoluzione stessa della struttura ospedaliera e dell'organizzazione. Credo che da qui possa nascere una riflessione anche sulla propria struttura fisica dell'ospedale. Vedo il segretario Canti presente. Credo che il tema, non la faccio troppo lunga, ma il tema della organizzazione anche di una nuova struttura ospedaliera, che comunque la nostra ha una certa data, no? Ed è stata ottimale e ha funzionato, se vogliamo, ma ecco, credo che anche questa occasione possa essere un po' un momento, se vogliamo, di pensare ad un progetto nuovo di strutturazione e riorganizzazione di una nuova entità ospedaliera. Credo che il governo non debba, insomma, andare fuori tema su questi aspetti, ma una riflessione e anche pensare di progettare per i prossimi anni, per le prossime generazioni, perché poi un ospedale non lo si fa dalla mattina alla sera, no? I costi di realizzazione, ma anche il momento storico in cui viviamo, dove questa pandemia creerà anche delle risorse a sostegno di nuove infrastrutture, forse anche internazionali. Ecco, credo che debba essere, e mi rivolgo in particolare al territorio, un'occasione per progettare assieme alla sanità una nuova struttura ospedaliera che possa nascere anche alla luce di questa complessa esperienza che si è dovuto vivere. Si rischia di fare la cronaca di quello che è successo, ma devo dire che da parte della politica non siamo stati chiaramente noi nell'ambito, non possiamo svolgere una funzione tecnica amministrativa. Ecco. Certamente è stato chiaro come noi abbiamo vissuto delle fasi, no? Abbiamo vissuto una prima fase paese dove il governo, in modo straordinario, con decretazione d'urgenza, ha dovuto rallentare, non dico fermare, ma quasi fermare il paese per evitare i contagi, no? E questo chiaramente è stata la cosiddetta fase 1, che in qualche modo è durata per una serie di settimane, che ha garantito la tenuta del sistema sanitario, la salute pubblica. Poi c'è stata e siamo nella fase 2, dove gradualmente si sta riaprendo il funzionamento, il meccanismo di riapertura delle attività economiche, le persone cominciano a essere rimesse in qualche modo in circolazione per ragioni e cause di natura lavorativa o straordinaria, ma si comincia a proiettare un riavvio di quella che deve essere una fase, appunto, di ripartenza. E da questa seduta, credo, e con anche la decretazione d'urgenza che si sta mettendo in essere da parte del Congresso, siamo insomma in questa fase, nella fase 2 di riapertura, di sostegno alle attività economiche, per quello che è il bilancio dello Stato che ci può consentire. Ecco, a questo punto del dibattito devo svolgere una valutazione. Mi pare, e non vuole essere una critica, ma ripeto, comprendo la difficoltà del governo a lavorare in un certo modo e anche degli uffici a supportare il governo, quindi insomma, fatta questa premessa,
Credo sarebbe stato opportuno avere in questa sede anche una relazione economica sulle attività economiche, sugli effetti sulle aziende, sugli effetti economici di questo tipo di pandemia che ha colpito il nostro Paese, perché chiaramente abbiamo avuto una relazione del segretario alla Sanità, dove ha fatto, e lo ringrazio, la cronistoria molto asciutta, molto precisa degli eventi e della risposta che l'ISS, le strutture, le persone, il personale, la sanità e non solo ha svolto. Abbiamo avuto la relazione del territorio, dove ha dato i dati della protezione civile, di come le strutture, le infrastrutture, il territorio ha risposto, la solidarietà, le persone, gli addetti, eccetera. Manca forse per mettere in condizione i consiglieri anche di intervenire adeguatamente sulla decretazione e anche per svolgere delle riflessioni sulla fase 3, che sarà la piena ripartenza, il pieno supporto alle famiglie e alle aziende, forse dovevamo avere in questa sede, ma capisco che il governo sia evidentemente in difficoltà in questo senso, avere una serie di dati sui consumi, sugli addetti nelle aziende, su quante aziende hanno riaperto, eccetera, eccetera. Ecco, non la voglio fare lunga, ma lo dico con lo spirito costruttivo, perché di fatto il dibattito, partendo questa sera e coinvolgendo tutta la giornata di domani, magari ci può essere anche consegnata, e spero insomma sia possibile metterla agli atti durante la seduta consigliare, di modo che i consiglieri che interverranno, che successivamente potranno svolgere le adeguate considerazioni sui cali dei consumi e anche sulla misurazione, se vogliamo, del danno economico, che sarà il tema principale dopo la gestione dell'emergenza. Si abbasseranno i riflettori sul segretario alla sanità, si alzeranno i riflettori sui segretari con deleghe all'economia, sostanzialmente, no? Perché questa è la storia, insomma, della vicenda che stiamo vivendo. E purtroppo si dovrà cominciare, anche per il dibattito che abbiamo fatto sul Fondo Monetario Internazionale, a pensare ad ulteriori provvedimenti e ad ulteriori azioni sull'economia, sulle aziende, sulle famiglie, per effetto della crisi. Quindi abbiamo bisogno di iniziare fin da subito questo lavoro sui dati oggettivi e sulla misurazione oggettiva dei danni economici, se vogliamo. Ecco. Io non voglio dilungarmi, non credo che il governo abbia svolto collegialmente la sua funzione, abbia svolto un buon lavoro, lo abbia svolto al massimo, penso dormendo anche poco, da quel che ho capito e colto, ma questo diciamo che non dice nulla rispetto ai risultati, ma credo che il risultato sia stato buono, importante per la sollecitazione che c'è stata, e questo lo dicono anche i risultati, lo dicono la tenuta dell'insieme, ecco, delle situazioni sanitarie e del Paese. Io però credo sia opportuno cercare di fare delle valutazioni, ripeto, che ci portano ad uscire da questo dibattito, anche qui alla luce degli interventi che ci saranno, con un mandato anche prospettico, con i dati che riusciremo a mettere assieme, con i numeri che riusciremo a raccordare. Dobbiamo, secondo me, cercare di uscire da questo dibattito alla fine della giornata di domani con un mandato forse ulteriore al governo, e qui invito il segretario alla sanità e il governo a sollecitare l'aula e i consiglieri in questo senso, nel senso che credo ci sia l'occasione anche qui per dare un mandato forte ad intervenire in alcune direzioni piuttosto che in altre, alla luce delle complessità che si sono evidenziate. Ecco, quindi io credo sia opportuno, insomma, non svolgere valutazioni già svolte dai colleghi di governo, e vorrei, insomma, chiudere complimentandomi con l'attività svolta, sinceramente, e invitando veramente il governo oggi a pensare alla fase 3 anche dal punto di vista sanitario, in termini innovativi e prospettici, proprio perché
questa situazione ha denotato delle complessità. Ecco, la terza fase, che è il tornare all'ordinario, significa anche fare delle scelte sanitarie, probabilmente invito quindi il congresso a delinearle queste scelte, fare delle scelte di dirigenti, lo abbiamo detto anche in altre situazioni, dare insomma piena operatività alle funzioni, pensando comunque ad una struttura che ha bisogno del suo personale, che ha bisogno del suo equilibrio anche, ha bisogno anche della sua riconoscibilità interna. Ecco, quindi diciamo che credo che su questa linea si debba andare avanti e cercare di creare quel giusto equilibrio che possa consentire di guardare in termini sanitari, in termini organizzativi, ad una fase di gestione ordinaria e al tempo stesso di aprire purtroppo una straordinarietà sulla situazione economica, occupazionale, lavorativa e finanziaria, che sarà da misurare con dati e con azioni precise che nei prossimi mesi il Governo dovrà aiutare il Consiglio Grande Generale a supportare. Rispetto al metodo, quindi, e chiudo, l'ho dovuto registrare, insomma, questa necessaria fase di gestione urgente con la decretazione. Il Consiglio oggi deve ratificare dei provvedimenti, abbiamo tutti fatto molta fatica a volte a capire, a comprendere, ad aiutare anche a correggere, a migliorare, però ripeto, credo che questa sia stata la fase dell'emergenza e anche della complessità di gestione di una certa fase tecnica ed emergenziale. Ecco, quindi concludo e ringrazio ancora insomma per l'attività svolta da tutto il Congresso di Stato e per essere riusciti a mantenere una situazione di equilibrio che paradossalmente poteva esserci, forse poteva essere non di equilibrio la situazione ad oggi. Ecco, quindi vi ringrazio e andiamo avanti in questa direzione.